Laptop HP modello HP ProBook 470 G4. Il problema di questo computer è che non teneva la batteria. È stato smontato, è stata comprata una nuova batteria che abbiamo qua in questa scatola. Dopo aver montato la nuova batteria, il computer non si è più acceso e adesso non si accende neanche più con quella vecchia che è montata dentro. Andiamo a smontare. Ma prima di smontare diamo un'occhiatina all'assorbimento. Adesso naturalmente premendo il tasto non succede niente. Proviamo a collegarlo all'alimentatore. Vediamo un po'. Zero. Zero completo. Schiacciamo il tasto accensione. Zero completo. Come se fosse staccato il connettore. Andiamo a vedere. Spento non c'è rischio, comunque bisogna fare molta attenzione a staccare i dischi allo stato solido se la batteria è dentro. Vediamo qua com'è la situazione. Qua c'è la batteria vecchia. Non ci sono tracce di bruciatura sul super I/O, ma chi lo sa. Proviamo di nuovo a collegare il connettore. Niente, nessun assorbimento, proprio niente di niente.
visuale da vicino della scheda madre, qua c'è il connettore di alimentazione. Andiamo a provare di nuovo ad alimentare. Zero. Nessun assorbimento. Proviamo ad attaccare il pulsante di accensione, a parte che dovrebbe essere questo, quindi abbastanza facile da... Andiamo a misurare qua su questi 4 pin. Abbiamo qualcosa di molto erratico. Qualcosa che va e viene a zero, quindi sul secondo pin, che sarebbe quello del 3,3 volte, abbiamo qualcosa che adesso è 0,4. Quindi direi che lo step down control ha qualcosa che non va. Andiamo a misurare la veloce se troviamo il 19 volt. Il primo MOSFET abbiamo dal lato 19, dal secondo 0, quindi si ferma tutto dopo il primo MOSFET. Però abbiamo, dove c'è il resistore che misura l'assorbimento, abbiamo un 3 volt, sta benissimo. Allora andiamo a staccare l'alimentazione. Abbiamo il MOSFET a massa, cioè il secondario, scusate, il drain a massa, quindi vuol dire che non viene fisicamente attivato il primo MOSFET. Dobbiamo vedere un po'. Stacchiamo l'alimentazione. Un'occhiata solo veloce alle induttanze. Anche qui 24 qua proprio un corto diretto 005, quindi questo, questa induttanza è sicuramente a massa, e anche questa piccole, che potrebbero essere proprio quella del 3,3 e del 5, sono entrambe a massa. Considerando che il computer funzionava prima del cambio batteria, non penso si tratti di condensatore. Negativo massa, 2 volte di tensione. Massimi ampere 0,6 ampere, 600 mA. Andiamo a ingettare. E abbiamo tutto l'assorbimento, 560 mA. Qui. Andiamo a vedere sull'altro. Qua peggio ancora, qua 0,06. Quindi qua è un corto diretto, mentre qua
c'è un qualche tipo di circuito. Quindi andiamo a prendere la termocamera. Di niente, niente di niente. Andiamo sull'altra. Niente niente. Dall'altro lato non ci sono, non c'è nulla di praticamente visibile, quindi andrò a aumentare qua l'assorbimento. Aumentare gli ampere, non si vede niente, il che è molto una cosa grave perché potrebbe essere la CPU in corto. Andiamo a togliere il dissipatore. Se il chipset si scalderà questa parte qua. Hanno finalmente messo un pezzo di plastica per il piping per evitare che tocchi i componenti, per adesso sono accorti che poteva succedere. Allora, andiamo a vedere. Puliamo bene questo lato perché in genere il corto è qua sul bordo esterno. Niente, niente, niente. Inquietante. Ok, su questa, sul chipset, vi faccio vedere. Niente. Allora, andiamo a dare 19 volt dopo il primo MOSFET. Poi andiamo a misurare se c'è 3,3 volt sull'accensione. E abbiamo 4 volt, che è un po' strano, e 3,3. Quindi ingettando qua dovremmo essere in grado di accendere la macchina. Questo qua per fortuna è il lato della top view, quindi possiamo montarlo nel computer un attimo. Andiamo a ingettare qua. Non abbiamo assorbimento, ma la ventola. Ok. Proviamo a
accendere da qui. È partito e si è sfermato. È nato un attimo politicamente. Qualcosa. La ventola gira. Gira e si è fermato. Magari per l'assorbimento extra. Vediamo un po'. L'assorbimento arriva a 1,17 A e poi va. Non so se in protezione si spegne un po'. No, da solo un colpetto e poi si spegne. Provo ad alzare ancora un po', va. Giusto per caso mai fa un problema. È vero che è un assorbimento pazzesco. 2,44 A. Quindi in questo caso si scalda qualcosa che è in corto. Il calore si sviluppa in questa zona, ipotizzo che sia lui il problema. Vedere perché non è così facile da riprendere perché è proprio un casino. Allora, qua abbiamo il famoso resistore che serve per la misurazione corrente. Vado con il tester in modalità di continuità e vado da qua e vado a cercare dal step down controller che è qua sui condensatori più grandi dove è 19 volt, così posso iniettare direttamente dallo step down. Adesso non so se ci riusciamo. Allora, vedete, qua ci sono i condensatori quelli più grandi. Con molta probabilità almeno due hanno 19 volt. Ok, allora ho identificato che questi due condensatori, la parte interna, quindi qua sono direttamente connessi a 19 volt, quindi possiamo dare corrente direttamente lì. Adesso mettiamo pochi ampere, i soliti 500 mA, e dando qua si è 19 volt, quindi possiamo dare corrente direttamente lì. Adesso mettiamo pochi ampere, i soliti 500 mA, e dando qua, niente, il chipset in corto, lo si vede da qua. Faccio poi vedere le foto, quindi il solito puntino qui 3,3 volte. Questo probabilmente è lo step down 5 volte. 3,3. Se andiamo a dare il 3,3 sul 5, infatti non c'è nessun corto. Negativo, 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 negativo. Lo tocchiamo una USB, zac. E ora la ventola girerà. Ops, scusate, ecco qua. Quindi questa è la main power rail, la ventola parte, c'è cioè l'assorbimento del cortocircuito. Se adesso andiamo a vedere con la termocamera, probabilmente lo step down diventa incandescente. Andiamo a vedere. Vediamo se si scalda il chipset sicuramente. Va, guarda che roba, sì, il chipset diventa caldissimo. Guarda che roba. E poi si scaldano i due MOSFET qua perché sono massa. Dai un attimo che faccio la foto.